Ben ritrovati amici di Good Morning Vietnam. Un anno di Covid. Un buon compleanno. Partiamo subito con la politica. Pieno governo Draghi. L'ungaro spinato. È ancora però tutto da decidere per i sottosegretari. Neanche cuoco, sotto. Però intanto è già arrivato il primo DPCM. Cos'ho uguali, dai, Gesù. Comunque tranquilli perché stanno arrivando milioni di dosi di vaccino. Parole, parole, parole. Ma sì, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Attu, Barilla. Parole, parole, parole. Entro l'estate tutti vaccinati. Parole, parole, parole. Prestissimo riapriremo tutto. Parole, 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 soltanto parole. Ma anche a voi virologi ed epidemiologi in TV fanno uno strano effetto. A me fanno venire tutti in mente Lord Voldemort, che è l'unico su cui ha funzionato il gioco Ti prendo il nasino. Dopo stanotte nessuno metterà più in dubbio i miei poteri. E intanto sul fronte vaccini in Israele vanno alla grandissima. La differenza tra essere il popolo eletto e un popolo di elettori. Che vuol dire? Vuol dire che... Che te la vinde il culo! Ma quali elettori? Che qui Draghi mica l'abbiamo votato! Ma davvero vi devo spiegare ancora come funziona? No, no, non dici... Sì, ho capito, poi non ne capite niente. Perché non mi dici? Non ho capito, spiegherò da voi. E comunque tranquilli che si vota presto. Che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Insulti sessisti per Giorgia Meloni da parte del professor Guzzini. Vacca e scrofa. Parole assolutamente da condannare. Frutto di questa cultura del maschio. Cultura del maschio. Eh sì, perché se un uomo guida male è uno stronzo. Se lo fa una donna, è una troia. Solidarizzo con Giorgia. Sì, ma solo per stavolta, eh. Finisce qui Good Morning Vietnam, con una nuova piccola rubrica. La parolaccia del giorno. La parolaccia del giorno è resilienza.